Ciao a tutti ragazzi, io sono Franny e oggi sono qui per parlarvi delle mie letture del mese di settembre. Ancora una volta nel mese di settembre non sono riuscita a leggere tantissimo perché impegni e altre faccende affaccendate mi hanno tenuto leggermente occupata, ma comunque sono molto molto soddisfatta delle mie letture in quanto mi è piaciuto tutto ciò che ho letto e ascoltato, e per cui sono molto soddisfatta e cominciamo. Io direi di cominciare dalle graphic novel. Questo mese ho letto due graphic novel e la prima che vi mostro è Claire e Malou di Tauro e Chiara Caricola o Caricola, ancora non ho ben capito dove vada l'accento. Questa graphic novel mi è stata gentilmente inviata dalla Tunuè e mi è piaciuta davvero tantissimo, ho dato 4 stelline e ve ne parlerò meglio in un altro video che farò a breve in quanto ho ordinato altre due graphic novel della Tunuè e pensavo di fare un video recensione di tutte e tre le graphic novel dal momento che appartengono tutte e tre alla collana Tipitondi, per cui ve ne parlerò in modo più approfondito in quel video. Ma comunque Claire e Malou parla per l'appunto di questa ragazzina di nome Claire e del suo rapporto molto dolce e particolare con la cagnolina Malou, ed è stata una graphic novel molto molto tenera. È arrivata nel momento giusto in quanto adesso anche io ho un piccolo cuccioletto cagnolino che adoro e che si chiama Charlie, e quindi ancora una volta la graphic novel della Tunuè mi ha reso particolarmente emotiva, proprio come è successo con Viola Giramondo, per cui mi è piaciuta davvero tanto. I disegni all'interno sono assolutamente meravigliosi e adorabili, io sono splendidi, non ce la posso fare, sono davvero davvero fantastici, io resterei davvero a fissarli per ore. Questa graphic novel è meravigliosa, per cui se siete in particolar modo amanti degli animali e dei cani, assolutamente consigliata. La seconda graphic novel invece è decisamente diversa da quella che vi ho appena mostrato, perché è molto più cruda e brutale e violenta e decisamente per un pubblico adulto, e si tratta di Monstress. Questa graphic novel è ancora inedita in Italia e io cercherò di parlarvene nel giro di pochi minuti, ma probabilmente farò un casino in quanto il mondo presente in questa graphic novel è molto molto articolato e particolare, e una delle cose che mi ha davvero colpito è il fatto che l'illustratrice e l'autrice siano riusciti a renderlo così bene, di modo così chiaro, appunto nel giro di 6 capitoli, per cui applauso a ciò che sono riusciti a fare, perché davvero è abbastanza complicato. Vediamo un po' se ci riesco. Allora, in questa graphic novel sono presenti due razze, gli umani e gli Arcanix. Gli Arcanix è come se fossero dei mezzosangue, in quanto sono l'incrocio degli umani e degli Ancients, che sono creature, animali razionali che discendono a loro volta dagli esseri divini che un tempo vivevano nell'Eden, che adesso sono diventati gli Old Gods perché sono scomparsi. E già qua capite un attimo che è complicato, cioè, già questo piccolo albero genealogico non è esattamente facile, anche perché è vero molto striminzito e semplificato. E la protagonista di questa storia è questa ragazza di nome Maika, che è appunto un Arcanic, e lei dopo essere stata per anni in schiavitù riesce a scappare. Ma anziché partire, fuggire, andare lontano alla ricerca della libertà, si infiltra in una città in cui un tempo gli umani e gli Arcanix convivevano pacificamente, ma adesso dopo la battaglia di Constantine ci sono delle tensioni sempre più acute. Infatti gli Arcanix vengono acquistati come schiavi, e lei appunto si infiltra in questa città in quanto è alla ricerca di un'umana che ha poteri magici, appartiene diciamo ad un gruppo particolare di umani con poteri magici, detti Cumean, e questa donna, lei pensa, possa avere delle risposte riguardo alla battaglia di Constantine, riguardo cosa è successo alla madre di Maika e tante altre cose. Quindi Maika è praticamente alla ricerca di vendetta. Questa è la mia versione della trama molto molto semplificata, ma appunto questa graphic novel è davvero complessa, davvero particolare, molto molto cruda e violenta. Ci sono immagini che io non consiglierei ad un pubblico di giovani lettori, mettiamola così. Le illustrazioni sono assolutamente meravigliose, c'è questa prevalenza di colori della terra, quindi verde, marrone, blu, assolutamente meravigliosi, sono tavole fantastiche, e appunto particolarmente violente e brutale. Anche i temi affrontati alla fine non sono esattamente leggeri, in quanto si parla di fame, schiavitù, maltrattamento, insomma
non è tanto leggero. E mi è piaciuta davvero tanto, ho dato 4 stelline e mezzo per il semplice fatto che l'ultimo capitolo è stato un pochettino troppo confuso e sbrigativo, secondo me, in quanto sicuramente l'autrice e l'illustratrice volevano cercare di conservarsi il più materiale possibile per il secondo volume di questa serie, quindi con l'intento di lasciarci pieni di domande, hanno affrettato un po' troppo le cose alla fine e il risultato è stato un qualcosa di confuso e non esattamente chiaro. Ma comunque molto molto interessante, la protagonista non ho capito esattamente cosa sia, è molto scura, c'è qualcosa dentro di lei che non è ben chiaro, per cui sicuramente leggerò il secondo volume di questa serie quando esce, perché sono davvero davvero curiosa e soprattutto mi piace il modo in cui siano riuscite ad illustrare questo mondo, a comprendere molti elementi religiosi, ci sono anche secondo me influenze egiziane, cristiane, insomma ci sta un pochettino di tutto in questa graphic novel e mi è piaciuta davvero tanto, per cui 4 stelle e mezzo. Dopodiché passiamo ai romanzi. Il primo romanzo che vi mostro è Dance on My Grave di Aidan Chambers. Ho fatto una video recensione di questo libro, sorpresa sorpresa, non ci credo neanche io, per cui ve la lascio linkata giù nell'info box, in quanto lì veramente mi sentite blaterare per 20 minuti su questo libro, per cui adesso la farò breve. Questo libro è assolutamente meraviglioso, mi è piaciuto tantissimo, mi ci sono rivista molto, coinvolgimento personale ai massimi livelli, e parla praticamente di questo ragazzo di nome Al che ha perso il suo amico in un incidente stradale, quindi lui racconta praticamente di come si sono conosciuti, dell'estate che hanno trascorso insieme e di ciò che è successo dopo la morte di questo ragazzo. Bellissimo, molto intenso, scritto da Dio, e andate a vedere la mia recensione se volete saperne di più, ma davvero adesso adoro Chambers, sono innamorata del suo stile, delle sue storie, dei suoi personaggi, sicuramente leggerò tutte le altre cose che questo uomo ha scritto perché ora lo adoro, e per cui grazie Erika e Marco per avermi fatto scoprire questo autore assolutamente fantastico. Ed il secondo e ultimo romanzo che ho letto nel mese di settembre è stato Le luci di settembre di Carlos Ruiz Zafón, e sì, ho letto questo libro a settembre perché c'era settembre nel titolo, motivo molto 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 superficiale, ma il mio cervello funziona così, per cui che vogliamo farci? E soltanto alla fine ho scoperto che questo libro fa tecnicamente parte della trilogia della nebbia e questo è il terzo libro, e penso possa essere letto anche come autoconclusivo, perché io non ho letto gli altri due libri presenti in questa trilogia e sono riuscita a capire tutto, per cui direi che potete tranquillamente leggerlo. Questo libro parla di una famiglia che pochi anni prima della seconda guerra mondiale si trasferisce in un paesino sulla costa della Normandia, in quanto appunto dopo la morte del capofamiglia la madre e i due figli, un ragazzo ed una ragazza, erano ricoperti dai debiti e grazie all'aiuto di un amico la madre viene assunta come governante di un inventore di giocattoli di nome Lazarus, in che abita in questa villa che si chiama Cravenmore, quindi capite bene che se la villa ha un nome è un posto abbastanza importante ed imponente. Le cose vanno per il meglio, un paesino molto tranquillo, Lazarus è un datore di lavoro molto dolce e gentile che si affeziona a questa famiglia, ma la casa, la villa di quest'uomo è popolata da strani marchingegni, strani meccanismi, giocattoli che sembrano quasi robot, androidi, molto grotteschi, molto particolari, ed iniziano a succedere delle cose abbastanza strane. Questo libro è un po' un thriller, romanzo storico, steampunk, un pochettino di tutte queste cose messe assieme. Alla fine, se avete letto altri libri di Zafón, probabilmente sapete di cosa sto parlando, nel senso che i suoi libri comunque hanno sempre questo mistero alla base, quindi questo aspetto da giallo thriller. Poi sono tutti ambientati nel passato, quindi per l'appunto romanzo storico, e alla fine c'è sempre questo elemento steampunk fantasy che non è esattamente razionale, perché non è possibile, ma allo stesso tempo non è neanche un frutto proprio di fantasia dello stile draghi, fate ed elfi, per cui sono un pochettino difficili da inquadrare i suoi libri, ma comunque è ciò che li rende speciali ed è ciò che li rende libri di Zafón. E questo libro, al contrario dell'Ombra del Vento, io direi che è più adatto ad un pubblico forse di lettori più giovane, un pochettino come Marina. Sebbene Marina sia il mio romanzo preferito in assoluto di Zafón, riconosco che è stato scritto per un pubblico leggermente più giovane, un pubblico di ragazzi e non per adulti come magari L'Ombra del Vento, Il Gioco dell'Angelo e così via.
E lo stesso per Le Luci di Settembre, credo sia maggiormente rivolto ad un pubblico più giovane, ma ciò non vuol dire che appunto non sia assolutamente bellissimo, che non sia scritto da Dio. Lo stile di Zaphon è qualcosa di assolutamente meraviglioso e fantastico. Il modo in cui lui descrive i paesaggi, il modo in cui descrive i palazzi e i monumenti, il modo in cui descrive questi giochi di luce e di ombre. Questo secondo me è ciò che caratterizza i suoi romanzi, ciò che li rende gotici, questo fatto che lui gioca con la luce e l'ombra e scrive queste descrizioni che davvero non sono mai ripetitive, sono sempre incantevoli, affascinanti e io lo adoro per questo. Per cui l'aspetto del giallo è stato assolutamente fantastico, il mistero eccellente, stile assolutamente fantastico. L'unica cosa che mi ha fatto storcere leggermente il naso sono stati i personaggi, perché li ho sentiti molto personaggi sulla carta, molto distanti, non ben caratterizzati. Per cui questa cosa mi è leggermente dispiaciuta, in quanto negli altri suoi libri i personaggi erano appunto fantastici ed in questo mi hanno leggermente lasciato a desiderare, ma comunque è stato un libro meraviglioso, la conclusione è stata assolutamente perfetta, mi è piaciuto davvero tanto e non è neanche tanto lungo perché sono circa 250 pagine, per cui è un romanzo anche abbastanza breve e scorrevole. Secondo me non è all'altezza degli altri suoi libri, non è la perfezione assoluta, ma comunque è stato un bellissimo libro da leggere e mi è piaciuto tanto. L'ultimo libro di cui vorrei parlarvi è Reasons to Stay Alive di Matt Haig. Non ho una copia cartacea da mostrarvi in quanto io ho ascoltato l'audiolibro, ma appunto se volete leggere questo libro, se siete interessati a farlo, io vi consiglio la copia cartacea. Questo è un discorso assolutamente soggettivo. Sebbene appunto questo sia un libro autobiografico in cui l'autore ci parla della sua esperienza, dei suoi pensieri nel periodo, negli anni in cui ha sofferto di depressione, comunque per poter fare un audiolibro c'è bisogno di avere una voce impostata, secondo me, in quanto bisogna avere la capacità di modificare la voce, di modularla in modo da mantenere il lettore interessato e soprattutto concentrato sull'ascolto, in quanto ascoltare un libro è molto diverso dal leggerlo. Ascoltare una storia sicuramente richiede molta più concentrazione del leggerla su carta, per cui io vi consiglio il libro scritto, non l'audiolibro. Ma a parte questo, ascoltare questo libro sicuramente non è stata un'esperienza facile. Io ho ascoltato un altro audiolibro che trattava il tema della depressione e si tratta di Furiously Happy di Jenny Lawson, che davvero vi consiglio all'ennesima potenza se conoscete qualcuno che soffre di depressione, se voi stessi avete sofferto di depressione, se ne state ancora soffrendo, se ne state uscendo. Io vi consiglio davvero quel libro, in quanto è scritto meravigliosamente, l'autrice è molto onesta, molto schietta, ci sono dei capitoli che mi hanno fatta scoppiare in lacrime, che voi ragazzi non avete idea, anche perché io l'ho ascoltato in un momento in cui stavo soffrendo di depressione, per cui mi ci sono molto rivista, ma allo stesso tempo l'autrice riesce a fare quasi ironia su alcune situazioni quotidiane in cui chi soffre di depressioni o di ansia sociale o di attacchi di panico si può ritrovare. Riesce a dare un momento di respiro, un momento di pausa, un sorriso, e chi soffre di depressione farebbe qualsiasi cosa per un sorriso in qualsiasi momento, per cui appunto quel libro assolutamente consigliato. Reasons to Stay Alive è stato leggermente diverso, nel senso che io comunque ve lo consiglio, è un libro molto molto bello, ma secondo me è da evitare se state soffrendo di depressione in quel momento, in quanto sebbene ci sia un filo di speranza, tanti messaggi di speranza disseminati qua e là nei capitoli, comunque è particolarmente brutale, particolarmente cupo e particolarmente serio, per cui non avrete momenti di respiro, non ci saranno momenti di sorrisi o comunque di leggerezza. Detto questo, è comunque un libro molto molto bello. Io in molti pensieri, in molte situazioni, in molte sensazioni e stati d'animo davvero mi sono rivista. Ad esempio, c'è un momento in cui l'autore dice che essere depressi non vuol dire essere tristi. La depressione non è quello, la depressione è
un malessere molto più profondo, molto più radicato nell'anima di una persona. C'è anche un'altra parte in cui dice che essere depressi è un pochettino come avere la testa in fiamme e non avere estintori vicino, non sapere come spegnere quell'incendio e nessuno vede che tu internamente stai urlando per il dolore. Il che è vero, il che è vero. Quindi, come potete vedere, è abbastanza cupo e brutale nel modo di esprimere determinati stati d'animo. Ma allo stesso tempo, come vi dicevo, comunque c'è tanta tanta speranza in questo libro, il che è sempre un fatto positivo. Per questo, secondo me, è utile da ascoltare o leggere quando si è usciti dalla depressione o mentre si sta uscendo, perché ad esempio ci sono alcuni capitoli in cui l'autore sta avendo una specie di conversazione fittizia con il suo io del passato, l'io ancora depresso, e c'è lui che dice al suo io del passato che andrà tutto bene, che sebbene in quel momento gli sembra tutto scuro, come se non ci sia via d'uscita, comunque ce la può fare, comunque è circondato da persone che lo amano e che tengono a lui e ce l'ha fatta, quindi ce la può fare, deve avere fiducia nelle sue capacità, nel suo essere e nel riuscire a sconfiggere questo malessere e andare avanti. E a un certo punto dice anche che è una cosa triste, ma è vera. In modo particolarmente brutale, di nuovo, dice che per coloro che sentono di aver toccato il fondo della depressione, che vogliono togliersi la vita, a loro che pensano che le cose continueranno a peggiorare, per questo è meglio togliersi la vita, lui dice: non può andare peggio di così, cioè hai già toccato il fondo se vuoi toglierti la vita, non può peggiorare. Da adesso in poi la strada è soltanto in salita, per cui cerca di concentrarti su questo pensiero, di trovare un po' di energia positiva e di andare avanti, perché davvero la strada è in salita e è un modo brutale di dirlo, però il messaggio che vuole trasmettere comunque è un messaggio di speranza. O ancora, lui mentre stava scrivendo questo libro ha lanciato un hashtag su Twitter, ovvero Reasons to Stay Alive, che è anche il titolo del suo libro. E praticamente con questo hashtag ha invitato le persone che soffrono di depressione, che hanno sofferto di depressione, a condividere con lui le ragioni che li hanno aiutati a voler restare in vita, che li hanno spinti a trovare la forza per combattere contro la depressione e riuscire a vincerla. Ed è fantastico perché in questo capitolo lui ha riportato questi tweet delle persone e davvero vedi tante altre persone che hanno sofferto e che hanno trovato la loro ragione per continuare ad andare avanti. Sono tutti spunti di coraggio, di forza e di riflessione che davvero sono stati molto molto belli. Un altro messaggio di speranza, forse una citazione che mi è piaciuta particolarmente in questo libro è questa, ve la vado a leggere. The wound is the place where the light enters you. Ovvero la ferita che sentiamo di avere è in realtà la fessura attraverso cui può entrare la luce, il che è assolutamente meraviglioso, perché sebbene a volte ci sentiamo rotti, alla fine non lo siamo davvero. E il fatto che siamo imperfetti o che ci sentiamo danneggiati è soltanto un punto di partenza per riuscire ad aggiustare il tutto, per riuscire a ritrovare noi stessi e ritrovare la luce. Per cui, appunto, questo libro comunque mi è piaciuto, sebbene non fosse a livelli di Fiercely Happy, ma comunque gli ho dato 4 stelle e ve lo consiglio, il libro scritto, non l'audiolibro. Bene, questo video si conclude qui. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti se siete interessati ad alcuni di questi titoli, se li avete letti, quali sono state le vostre letture del mese di settembre, ditemelo nei commenti perché mi fa sempre piacere parlare con voi e niente, ci vediamo alla prossima. Un bacio ragazzi!